Buonasera a tutti, anch'io come esponente del movimento Pietro Timpano vorrei esprimere gli auguri per l'anno che si appresta a giungere, riflettendo un attimino sul bilancio del tempo passato per le iniziative del movimento. E da questo punto di vista, essendo un'associazione culturale basata, costituita da giovani che non sono legati da vincoli partitici, abbiamo potuto rappresentare, costituire un'occasione in più, un'alternativa in più per far sentire la voce di coloro che vengono esclusi, che sono attualmente esclusi dall'attuale sistema materialistico, diciamo, ecco, che ha raggiunto il suo livello di apoteosi. Ovviamente il mio riferimento poi non è solo alle condizioni di disagio puramente economico, ma a delle vere e proprie categorie di persone, categorie filosofiche di gente, di persone che hanno dei bisogni in generale. Ecco, i bisogni, quello che voglio dire, non sono solamente di tipo economico, ci sono anche sogni, desideri, aspettative. Il desiderio, ad esempio, di vivere in una società dove
il tessuto vivo, proprio il tessuto vivo è operativo, sia sano, sia legato da rapporti di amicizia onesta, da rapporti di amicizia che sincera, basata insomma su valori, quello che voglio dire è basata su valori autentici, in modo da far sì che coloro che vi partecipano possono conservare intatta la propria dignità, sia contro il male della povertà, rappresentato dalla povertà, sia contro quello rappresentato dai pregiudizi e dai preconcetti. Quindi ci poniamo come una forza, diciamo, giovanile, sensibile, proprio perché, ripeto, non legata ad alcun vincolo partitico, sensibile a ogni tipo di bisogno umano. E quindi crediamo di poter proseguire, di poter continuare il cammino che abbiamo intrapreso di rappresentanza e di azioni anche concrete, anche se quelle che abbiamo portato avanti finora sono poche perché siamo nati da poco tempo. Ma sicuramente ecco, l'augurio che rivolgo è quello di continuare su questa strada, sulla strada della comprensione, della compassione umana anche, insomma, dell'accettare tutti i lati, sia positivi sia negativi, quindi anche in particolar modo quelli più ostici, ecco, che possono apparire dalla parte, diciamo, più che del bene e del male, con le espressioni di male che ci sono nella società. Vorremmo in questo senso essere presenti dare un risvolto positivo, trasformare in termini di creatività, di creazione, quello che è di creazione positiva, quello che agli occhi della gente appare come un qualcosa di male, ecco, qualcosa di male, di negativo, appunto, nel comportamento, nell'essenza stessa di alcuni soggetti che non per motivi di tipo ovviamente prettamente razionale, obiettivo, costituiscono un intoppo, un blocco al quieto vivere civile. Quindi vi ringrazio e vi do l'appuntamento alle prossime iniziative. Care concittadine e cari concittadini, anch'io mi unisco e concludo l'augurio al quale hanno partecipato i miei compagni. Credo che sia importante da parte nostra dare una direzione alle esigenze che provengono da una comunità sempre più sofferente. Il movimento di impronta socioculturale Pietro Timpano questa sera vuole dare un segnale forte per soddisfare gli interessi della nostra gente. Il movimento si pone a contribuire alla crescita sociale, culturale e civile della nostra comunità. Abbiamo intenzione di svolgere una funzione di stimolo alla discussione e al confronto sulle problematiche del nostro paese. In questo senso,
intendiamo anche discutere con l'amministrazione comunale per fornire stimoli per la soluzione dei problemi. Beh, dobbiamo dire che il Paese in questi anni ha visto crescere il degrado sociale, ambientale e anche economico, determinato in gran parte dalla politica, ma anche alla decadenza dei valori e del rispetto reciproco. Per cui da parte nostra è necessario uno sforzo, ma non solo da parte nostra, anche da tutte le componenti sociali e politiche dei nostri paesi, perché tutti insieme, con compattezza, con senso di responsabilità, con voglia di fare, confrontandoci e discutendo, riusciremo a rialzarci. Beh, noi come Movimento Pietro Timpano, diciamo in larga parte, in larga misura, che è formato da giovani, vogliamo essere presenti. Vogliamo essere presenti e non solo, vogliamo fornire le nostre idee, vogliamo fornire le nostre idee e le nostre proposte per uscire da questa situazione difficile e riprendere, diciamo, il cammino giusto, il cammino di civiltà e il cammino del progresso. In questa prospettiva siamo interessati innanzitutto a confrontarci con l'amministrazione sulle problematiche specifiche. Quali sono le problematiche specifiche? Sono la valorizzazione del parco archeologico, che è anche una valorizzazione culturale del nostro territorio, l'utilizzazione della struttura dove doveva sorgere il centro AISM, un'altra struttura molto importante che dobbiamo sfruttare perché sicuramente servirà per il progresso anche economico del nostro paese, e dare una svolta concreta anche a questa benedetta raccolta differenziata. O la facciamo bene, ci mettiamo e diamo, diciamo, la programmiamo bene e diamo un segnale, perché è ora di iniziare, è passato quasi un anno e mezzo, quindi è giusto dall'insediamento dell'amministrazione comunale, quindi è giusto iniziare questa raccolta differenziata. E anche un altro aspetto importante è il funzionamento dei servizi. Io penso comunque l'amministrazione attuale di Bova Marina, l'amministrazione Crupi, sta dando una svolta positiva, una svolta concreta, una svolta efficace, e tutti insieme come cittadini e come gruppi politici dobbiamo sostenere l'amministrazione, dobbiamo, ripeto, essere uniti, compatti, discutere, confrontare e criticare, perché io sono convinto che la critica costruttiva è importante, è importantissima, perché solo attraverso le critiche, attraverso la discussione, attraverso il confronto possiamo rinascere. In questi anni nel nostro paese forse è mancato proprio questo, è mancato il confronto, è mancata la discussione, cioè tutto quello che ho detto si unisce a questo, cioè è mancato il confronto, è mancata la discussione. Noi come Movimento Pietro Timpano, che dobbiamo ringraziare per la nascita, diciamo, anche il gruppo dei riformisti di Bova Marina, che ci hanno sostenuto e ci hanno dato una mano per realizzare questo movimento, ci hanno donato, diciamo, ci hanno dato il servizio della sede, quindi è una sede che abbiamo l'onore di utilizzarla. Quindi
li ringraziamo perché grazie a loro siamo realmente una realtà, perché ora voi vi domandate che volete fare, di solito uno si domanda sempre questo. In questo augurio appunto espongo anche questo, noi vogliamo dare un contributo serio, per portare avanti delle proposte, delle idee, perché tutti insieme, secondo me, riusciamo a risollevarci. Il nostro augurio, e concludo, va per il nuovo anno, con la consapevolezza di poter dare un contributo serio per il miglioramento dello stile di vita dei cittadini. Chiudo con una frase: noi non abbiamo l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Noi abbiamo l'ottimismo della volontà unito all'ottimismo della ragione. E con questo auguriamo buon 2016 a tutti. Grazie.